Allora, in questo paragrafo invece incominceremo a parlare delle fonti del diritto privato. Brevemente possiamo dire che dal punto di vista storico, le fonti del diritto nascono dall'articolo 1 re del Regio Decreto del 16 marzo del 1942, numero 262, dove viene approvato il Codice Civile Italiano, contenente le disposizioni sulla legge in generale, e indicava le fonti del diritto elencate in questo modo: le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi. Successivamente le norme corporative sono state soppresse e con l'entrata in vigore della Costituzione italiana del 1 gennaio del 1948, il sistema attuale delle fonti, seppur quasi identico comunque sempre nell'articolo 1 delle preleggi, risulta comunque molto cambiato. Anche poi con la creazione della Comunità Europea sono state integrate all'interno delle fonti del diritto, anche le fonti comunitarie e internazionali. Attualmente possiamo dire che le fonti del diritto privato le possiamo elencare in questo modo. Abbiamo al vertice la Costituzione e le leggi costituzionali, poi abbiamo le fonti comunitarie, le fonti internazionali, le leggi ordinarie e gli altri atti aventi forza di legge, le leggi regionali e provinciali, i regolamenti ed infine gli usi. In questo elenco di fonti che vi ho appena annunciato vige il principio del criterio gerarchico. Il criterio gerarchico significa che una fonte inferiore non può contrastare una fonte superiore. E nel nostro ordinamento, infatti, le fonti si collocano a livelli diversi, per cui le norme inferiori che siano in contrasto con norme provenienti da fonti di ramo superiore sono perciò invalide e soggette ad annullamento, oppure nella maggior parte dei casi anche a disapplicazione. Le singole fonti del diritto privato che vi ho appena enunciato saranno poi spiegate in maniera singola nei successivi video, e comunque in questo video troverete tutti i link riguardo appunto le singole fonti del diritto privato. Quindi troverete il link sulla Costituzione e le leggi costituzionali, il link della fonte delle fonti comunitarie, delle fonti internazionali, eccetera.